compleanno il 28 febbraio e il 28 ottobre e dobbiamo ancora uscire, quindi è lunghissima questa cosa e chiaramente non è stata semplice, per cui le serate così per noi sono ci danno la carica per 3, 4, 5 giorni, quindi ci fanno passare la settimana bene. Per noi pensavamo di risolvere brevemente questa cosa, ma non ci siamo ancora, purtroppo non ci siamo. Abbiamo fatto il primo passo, che è quello di togliere l'azienda dalle mani della proprietà, ma relativamente è solamente gestita da tre custodi che ancora non ci fanno capire neanche in che condizioni è questa azienda, quindi perdiamo commesse in maniera scellerata, abbiamo perso la RAI, Camera dei Deputati, stiamo perdendo poste, per cui abbiamo sì un'altra data importante che è quella del 17 febbraio, ma ci arriveremo probabilmente con le ossa veramente rotte. Abbiamo chiesto aiuto e sembrava ci fosse la partenza d'aiuto, ma purtroppo concretamente non c'è, quindi stiamo perdendo commesse e stiamo perdendo un lavoro che stavamo difendendo con i denti. Tra l'altro, prima mentre leggevate gli articoli della Costituzione, mi è venuto in mente il dizionario dei sinonimi e i contrari, perché quello che sta succedendo qui è esattamente il contrario. Tutti gli articoli che abbiamo letto, noi ci troviamo assolutamente nella situazione contraria, il diritto al pagamento dello stipendio sono 7 mesi che non lo vediamo, il diritto al lavoro ce l'hanno assolutamente rubato, ci hanno rubato dignità, professionalità, soldi, lavoro, semplicemente perché c'è qualcuno che ha pensato di arricchirsi in fretta sulla pelle dei lavoratori. Purtroppo in questo paese questo succede, probabilmente dovremmo fare, non so, mentre tutti dormono, leggere la Costituzione, gli articoli della Costituzione in maniera tale che la mattina inconsciamente ce l'abbiamo nella testa, perché se non ripartiamo da questo non si va veramente da nessuna parte.